Road TV Italia Comic Con 2014, siamo qui con Nicola De Nirchiop. Volevo chiederti come è nato il progetto di fare questo film, La Matricola, come si è sviluppato anche attraverso la produzione? Allora, YouTube ci stava stretto, nel senso che il riquadro YouTube non ci piaceva tanto più, volevamo provare a fare qualcosa di più grande. Avevo provato a dare una sceneggiatura agli sketch che facevamo di un'ora e mezza, quindi è un prodotto perché nasce dalla voglia di comunicare, ne abbiamo tante idee e volevamo farlo. La produzione di questo film non esiste, nel senso che è autoprodotta da noi ed è una vittoria per questo. Ok, il film sta per uscire a breve, volevamo sapere anche com'era la distribuzione, come verrà distribuito nelle sale. Allora, per il momento aspettiamo la distribuzione nazionale, faremo un viaggio anteprima, un tour in cui portiamo il film nelle sale per avere, diciamo, questo riscontro, speriamo. E andrà a Taranto, Bari, Napoli, Roma, Milano, Torino, forse Firenze, e vediamo di aggiungere qualche altra sala, perché noi nel suo casino non ce l'aspettavamo minimamente. Voi siete partiti su YouTube, avete seguito sempre un po' la stessa linea, le stessi sketch, le stesse idee. Volevo chiedervi se avete intenzione di cambiare, di provare a fare altro oppure mantenere sempre questa idea, questa impostazione. Guarda, ora da 2 mesi va avanti, 1 mese va avanti Coinquilini, che è un nuovo modo di comunicare, sta andando anche abbastanza bene, quindi finché avremo voglia di comunicare, dire qualcosa, noi siamo su YouTube. Nel momento in cui capiamo che siamo logori e non funzionano più, ci mettiamo da parte e vive i giovani. Siamo vecchi ormai. Va bene. Vi aspettavate anche tutto questo pubblico, questa... questo pubblico, questo feedback positivo di vedere questi primi minuti del film? Assolutamente no, diciamo che ci siamo spaventati abbastanza nel vedere tutte queste persone che aspettavano con ansia il nostro film, insomma ci ha fatto tanto 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 piacere. Ok, volevo chiedervi... Tocca a me. Anche un po' com'è cambiata la vostra vita adesso che siete su YouTube, adesso che avete iniziato a fare questo film, come aspettate il vostro futuro, quali sono le vostre speranze in questo senso? Guarda, ognuno di noi ha i suoi sogni, Nicola vuole scrivere, a me piacerebbe tanto fare la sceneggiatura, la scenografia nei cinefilm, né altro, in produzioni, in serie o altro. C'è chi monta, che Mirko è qui presente, o chi vuole fare l'attore ad alti livelli, quindi siamo tutti, diciamo, ci siamo messi insieme con vari sogni, ognuno il suo, e cerchiamo di portarli avanti.